Benvenuti e bentrovati, sono Birugi e come vedete sono da sola oggi a presentare questo video un po' particolare. Cercherò di non sembrare stupido quanto negli altri video. Sono Gioacchino e sto qui. Oggi siamo qui? Perché? Per un motivo? Per due motivi, perché uniamo l'utile al dilettevole. Mamma mia. Il video ci accompagnerà lo chef Gioacchino, perché oggi Gioacchino ha deciso di cucinare la carbonara. Carbonara universitaria, seguitemi sul mio canale YouTube Universitari in Cucina. Visto che è romano, di regola dovrebbe saper fare la carbonara. Però un video solamente dove Gioacchino fa la carbonara, sì, è un po' inutile, noioso, lo sappiamo tutti, ed è per questo che verrà intramezzato dalla recensione di una graphic novel appena pubblicata. Piccola premessa, così potrebbe sembrare che andiamo a svalutare la graphic novel, il che può anche essere, però in realtà non è così, nel senso che semplicemente uniamo le due cose così. Un po' recensiamo, visto che anche lui ha letto la graphic novel in Sì. questione, e un po', vabbè, vediamo come Gioacchino se la cava in cucina. Allora, Gli ingredienti per la carbonara. gli ingredienti per la carbonara sono il pepe, qualsiasi pepe avete va bene, non stiamo a fare schizzinosi. Teoricamente il guanciale, però noi abbiamo solo la pancetta affumicata, che costa poco, costa di meno, Però teoricamente. copri la luce così, eh. Oh. Poi abbiamo le uova, che sono queste, che sono uova. Di pollo. Poi parmigiano, anche se in realtà ci andrebbe il Il pecorino. Io pecorino. faccio normalmente 100-100, cioè metà-metà. 100-100. 100-100. Poi la Il pasta o latte. spaghetto. Allora, il latte teoricamente lo faccio io, ci metto un goccio, ma nella vera ricetta non ce va. Ok, possiamo tirare fuori anche La la graphic graphic novel, direi di novel. sì. Stai fermo? Stavo per No, devi prenderti. stare fermo. Wow! Magica che sono! Allora, il fumetto è Stella di Mare di Giulio Macaione. Stella di Mare parla di Stefano, un ragazzo che ha all'incirca, non lo so quanti anni, credo una ventina, 24. che abita a Cefalù. È un ragazzo che non fa molto nella vita, nel senso che ha abbandonato l'università e passa le giornate a poltrire nel letto. È circondato da diversi personaggi, tra cui, diciamo, ponderanti risultano essere, ponderanti, Sì, preponderanti preponderanti. risultano essere la madre e la sorella che appunto vivono con lui e quindi lo sopportano, perché io l'ho trovato un po' insopportabile. Sì. La madre, diciamo, che cerca in tutti i modi di fargli fare cose, cioè dice: dai, svegliati, alzati Fiamma dal fa, letto, fa spicciati. qualcosa. La sorella invece è un po' una ficcanaso perché vuole che il fratello si fidanzi assolutamente, perché almeno se si trova una donna ha qualcosa da fare. Stefano però non è l'unico protagonista della nostra storia, perché abbiamo altri due protagonisti, diciamo leggermente secondari, perché è ovvio che la storia gira principalmente su Stefano. Diciamo che gli altri due personaggi esistono anche in funzione di Stefano, e sono Matilde, che letteralmente è la pazza del villaggio, e Vico, un pescatore che ha una strana cicatrice sul naso. Matilde è una donna che ha perso suo marito in mare. Essendo che il corpo del marito non è mai stato ritrovato, lei aspetta, diciamo, la sua vendetta e passa le giornate, sul balcone di fronte al mare ad aspettare appunto un qualcosa che non si capisce cosa sia. Vico è un pescatore invece,
che ha raccontato una storia secondo la quale lui sarebbe stato salvato da delle sirene a seguito di un naufragio, diciamo, della sua barchetta. Stefano, all'interno della storia, incontrerà e avrà a che fare sia con Matilde che con Vico. Di Matilde ne ha quasi paura. Invece, con Vico è una persona un po' più riservata, ma pian piano Stefano riuscirà, diciamo, a estrapolargli le parole, quindi diventeranno conoscenti perché loro non si reputano amici, Un po' ecco. come la pancetta che sto facendo soffriggere, sta estrapolando il grasso sulla padella. Quindi non bisogna mettere l'olio sulla padella nella pancetta, perché hai già grassa di per sé. L'arco temporale è l'estate, partendo da maggio, arrivando a inizio settembre, e quindi ogni capitolo viene appunto definito sulla base del mese. Abbiamo maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Un ripasso per chi se li è dimenticati, vero Gio? Io ho imparato da un Vai, anno, dilla! Lo so che la gennaio, sai. febbraio, No! 30 giorni a novembre e settembre, di 28 ce n'è uno, tutti il resto ne fanno 31, Perfetta, con il bravissimo. 3 Non te la dirò settembre. mai. Ha aperto la pasta. Le uova le potevi buttare. Sta dietro di te. Un altro elemento annoverabile, diciamo, a funzioni di personaggio è, secondo me, il mare. Allora, stiamo parlando appunto di Cefalù, quindi circondata dal mare. Ma tutti e tre i nostri personaggi hanno un legame con il mare diverso, ma neanche così diverso. Nel senso che tutti e tre stanno attendendo una risposta dal mare, ma non sanno nemmeno loro quale sarà questa risposta. E tutti e tre non fanno niente affinché la situazione cambi, stanno lì e aspettano, aspettano passivamente. Noi siamo andati alla presentazione di questo fumetto che si è tenuta il 3 ottobre in una serra che fa da libreria e anche da bar, ma molto carina, molto Sì. aesthetic, e noi l'abbiamo anche comprato in anteprima. Di 2 giorni. Ovviamente abbiamo incontrato l'autore. Vorrei semplicemente dire un po' alcune cose che secondo me inquadrano meglio l'opera, nel senso che l'opera ha anche un aspetto biografico, perché Cefalù è stata la città in cui Giulio Maccaglione ha passato sempre le sue estati, la sua infanzia, quindi sicuramente c'è anche un legame affettivo. Poi c'è anche il legame che l'autore ha nei confronti del mare, che lui appunto lo ha definito il suo elemento, cioè lui quando ascolta il mare, sta diciamo in compagnia del mare, sta bene. Lui sia tornato appositamente a Cefalù per poter fare uno studio più appropriato anche della cittadina stessa. Infatti, lui ha detto che ha fatto diverse fotografie Sì. Sì, per la città per poi aiutarsi ovviamente nel concept della città, per il avere la che reference. per avere una reference. E lui appunto diceva che in realtà Cefalù non è che ci sia niente di che, cioè è una bella cittadina, però Cioè piccolina. è piccolina, ecco, questa Questa è. una rappresentazione, è piccolina, il porto è molto piccolino, infatti si lamentava del fatto che ovunque si girasse comunque l'immagine era sempre solo questa, Sì. che è del molo. Il fumetto è bicromo, Sì. se vogliamo semplificare, violaceo e arancione, cioè viola Sì. e arancione. Mi hanno chiesto appunto come mai i motivi della bicromia. E la sua spiegazione, che secondo me è stata molto interessante in realtà, lui ricercava l'effetto del tramonto, diciamo di quel tramonto, quei colori che si hanno nel momento in cui il sole pian piano sta oltrepassando l'orizzonte del mare. Wow, Oh. che bello. Wow! Cioè, ha cercato di ricreare quel momento in cui le ombre sono molto fredde e invece le parti illuminate molto caldi. Il sole quando tramonta, ragazzi, dai, su, lo so che lo sapete. L'autore ha detto che non si è molto divertito a creare quest'opera, nel senso che è stato quasi doloroso portarla a termine, però ha avuto quella spinta da parte di Di Martino, che è un cantautore italiano,
E si vede molto, diciamo, la presenza della musica all'interno dell'opera. Infatti abbiamo proprio delle parti in cui sono citate, delle canzoni che hanno come soggetto l'amore, ma anche il mare. L'autore ha consigliato di leggere il libro ascoltando di sottofondo le canzoni, le musiche, che lui ha citato, perché sono citate sia nel testo che come sottotesto, diciamo come reference. Personalmente l'ho fatto e la cosa che ho notato è che la grandezza della vignetta era direttamente proporzionale alla musica. Ogni vignetta era simile alle battute Sì, del c'era una pezzo. concomitanza spazio-temporale tra la vignetta e la canzone. E quindi questo in realtà mi ha fatto, boh, mi è piaciuto. E adesso la carbonara è pronta, quindi ci vediamo tra poco. Fai Bene. mostra la carbonara. Tada, carbonara universitaria. Vediamo se vedete. Tempo di preparazione. 10 minuti. Più 5-7 minuti di cottura Beh, no, dello in realtà spaghetti. 28 e 20. Eccoci ritornati a seguito della mangiata di carbonara. Era molto buona. Bravo, Gioacchino. Siete proprio da Voto invidia. 10. 6. No, 8 e 8. mezzo. 7, 8, sì. Vai, momento di Gioacchino in cucina. Prendi la padella, deve essere una padella Ricordi grande. Prendi la padella. come si fa la Poi ci carbonara? picchi il guanciale Sì, e lo lasci si fa soffriggere. Il fuoco non lo so. così. Prendete l'uovo. È buona la Praticamente carbonara. dovresti usare solo il cuoco. Sì, Però, prendendo il Gioacchino, citoplasma bravo. e Perché l'albume, lui fa non la carbonara lo super usiamo, buona. peraltro, lo mutiamo. Non metto tutto, non mi interessa. Dove lo Vuole mettete fare voi? le meringhe? Sì, no, tutto Barara, piacere. ba, Non è la versione barara. minimale, è la versione quella easy, quella fattibile che si può fare proprio facile. Poi, allora, prendi le uova, io faccio sempre una a testa, poi se sei in tanti, tipo 5, già quando sei in 5 cominci a mettere un uovo in più. Se sei in 5 fai 6 uova, se sei in 8 fai 9 uova, così. Però se sei già in 3-4 persone puoi mantenerti sulle meringhe di uova a testa. Ci metti, le sbatti, ci metti il parmigiano e il pecorino, che adesso il parmigiano non c'è neanche fa niente. Io non saprei dirti i grammi perché vado sempre ad occhio, tipo mo l'ho finito perché sennò domani mi andava male. Quindi mo io direi di mettere 50-60 grammi a tavola, credo mio. Cioè deve rimanere liquido l'uovo, però ci devono essere dei grumetti piccolissimi che poi se no andranno bene con tutto. Ci fai la spruzzata, vedete? E lo lasci nel piatto così. Per poter vedere, che so, ci cola il guanciale in barra freccetta, l'acqua bolle, ci mettiamo il guanciale pieno di sale, spaghetto, e fai cuocere lo spaghetto. Quando è cotto, scoli grossolanamente, nel senso che scoli, ma non ti metti proprio là che ogni molecola d'acqua si distacca dallo spaghetto. No, ma quanto cazzo dura sta ricetta? Dai! Finito, questa è la parte più importante, ascoltami. Nella padella del guanciale, la fiamma deve essere ovviamente spenta. Metti la pasta, poi metti l'impasto che abbiamo creato, le uova, ci metti a crudo sopra, non devi accendere il fuoco, non devi fare affettare. Vedrai che con il calore della padella del guanciale, perché tu l'hai lasciata con una fiamma molto bassa per tutto il tempo, e adesso l'hai spenta, con il calore della padella e il calore dello spaghetto, viene assorbito tutto l'uovo e si cuoce leggermente. A volte addirittura bisogna aggiungere anche un po' di acqua, perché lo spaghetto succhia molto acqua e si gonfia. Boom, quando lo versi ci picchi sopra pepe e pecorino col parmigiano. Stella di mare. Che cos'era? Adesso. Aiutatemi. Adesso passiamo alla parte un po' valutativa, personale, quindi soggettiva. Ergo, Oh, posso parlarne anch'io ora. potete insultarci, ma con rispetto. In realtà noi due non ci siamo ancora confrontati, quindi magari cioè, ci insultiamo noi due a vicenda, Molto probabilmente. probabile. È una storia sviluppata in maniera accademica, con dei plot twist che neanche mi hanno esaltato più di tanto. La storia di per sé è carina, ma non è unica. È un piccolo racconto, via. Non è qualcosa che dici, cavolo, mi ha lasciato un messaggio importante, oppure strano. Non mi è rimasto impressissimo. Voto alla storia 7 perché è svolta in maniera eccellente, cioè ha seguito tutte le regole che bisognava seguire. Forse proprio per questo motivo era un po' scontato. A me non è piaciuto, lo posso dire, nel senso che la storia è
effettivamente è il racconto di un momento, di una vita, di una persona. Se non è che ho trovato una cosa per cui, oh mio Dio, è la storia della vita. Il che, aspetta, cioè, questo non implica che adesso tutte le opere devono essere per forza magistrali, devono lasciarti per forza qualcosa, perché comunque è una cosa anche molto soggettiva. Non è proprio giusto che non mi è piaciuto, cioè ci sono alcuni elementi che mi sono piaciuti. I momenti, diciamo, dove vengono fuori dei segreti, secondo me potevano essere trattati un po' più nello specifico, sì. Nel senso che la motivazione che c'è dietro a queste tre storie che si allacciano, secondo me viene un po' passata velocemente. Sono tre storie che iniziano e finiscono, sì, sì. Diciamo, quasi nel momento culminante, a 5 settimi della storia, ci sta il plot twist. Il plot twist, che sfiga. Secondo me non abbiamo saputo di più. Cioè, nel senso, è vero che si hanno delle rivelazioni, però troppo poco. Non mi è cambiato così tanto il sapere leggermente di più di quanto già sapevo. La storia non è brutta, è anche, appunto, è scritta bene, ha un senso logico, cioè ci sta, è assolutamente godibile, tutte le leggi. Sì, sì. È come se non ci fosse stato quel je ne sais quoi che ho trovato in quella punta di spicco che dici, sì, ok, cazzo, mi piace! Perché cerca un po' anche di essere, sai, ci sono tutti quei manga giapponesi. C'è uno in specifico che si chiama Children of the Sea, sì, che è molto incentrato anche quello sul mare, però riesce a darti un'idea un po' più poetica, no? Avete presente i film dello studio Ghibli? In cui c'è sempre quella impronta poetica, secondo me, fiabesca, secondo me questo fumetto cerca un po' di essere così, ma per quanto mi riguarda fallisce. Però, come hai detto tu prima, si basa anche molto su delle musiche dei cantautori. Potrebbe essere una canzone di un cantautore questa cosa. Tutto questo fumetto. Tutta la storia. Tutto il fumetto. Personaggi, vai. Stefano a me non fa impazzire, cioè nel senso è un tipo di persona che a me non piace. Cioè, nel senso, è quella persona che davanti a una difficoltà, perché alla fine è una difficoltà, certo, quella in cui si trova, certo, effettivamente non fa niente. L'autore aveva detto che tutti e tre i protagonisti sono abbastanza passivi, ma secondo me non è vero, è Stefano veramente quello passivo, perché comunque Vico e Matilde fanno qualcosa, tra tutti è veramente Stefano, è come se bisogna dargli quella spinta finale per fargli capire, oh, dai, è ragazzi, come dice la madre, su, come dice la madre, dai. Per me non è realistico perché io non sono così. No, secondo me è molto realistico invece. È realistico, ma per me non è così. Cioè, io non riuscirei mai a stare in una situazione del genere. Non mi medesimo. No, io potrei medesimo. Se potrei diventare così. Esistono dei periodi in cui certo sei passivo. Certo. Lui passa tutta la sua vita a un momento depressivo. Sì, cioè, l'unico momento in cui sta bene è l'estate, per un motivo che poi capirete voi da soli. E, cioè, va bene tutto, però è un po' tanto. Sono dei momenti che nelle singole persone ci stanno. Cioè, Stefano ha un carattere, ha un modo di essere che una persona effettivamente vive. Però, secondo me, è troppo prostrato nel tempo. E secondo me lì perde la realisticità, per quanto mi riguarda. Mentre la sorella, secondo me, è un personaggio macchietta che serve in funzione della storia. Stato creato dall'autore, secondo me, anche inconsciamente, per far girare gli ingranaggi della storia. Non te l'aspettavi una visione così pleonastica? Che cazzo, non c'entra niente? Non lo so. Cercatelo sul dizionario e poi ditemi cosa vuol dire sui commenti. Per me è inutile la sorella, okay, a livello della storia. Vabbè. Stefano non è che segue quello che dice la sorella, né quello che fa la sorella qualche modo lo limita in qualcosa. Stefano, nella trama, all'interno della trama, riesce a fare tutto quello che fa anche senza l'aiuto della sorella. È solamente sull'esperienza che Stefano fa che si forma la storia stessa. Cioè, se io andassi veramente a eliminare il personaggio della sorella,
Per me la storia avrebbe comunque un senso. Ah, quindi tu dici in Kunze. Sì, è una visione, sì. In realtà il personaggio della sorella mi è piaciuto. Cioè, no, nonostante... Sì, cioè, era carina quella cosa che ti dava, ok. Era il momento di leggerezza del... No, era quello che non mi piaceva, proprio per questo. Perché serviva il momento di leggerezza, mettiamo il personaggio che ti fa fare la risata, il personaggio solare, il personaggio che si trova in qualsiasi fumetto, ma una storia orientale non può essere tutta... piatta verso, no, ma se c'è un, okay, solamente un'emozione, sì, diciamo. E siamo d'accordo, ok, però è anche vero che se vuoi fare un qualcosa di poetico, se vuoi fare un qualcosa di, secondo me, importante, che sia diverso dagli altri, quindi originale, non ti devi per forza attenere a tutte le regole, e questa mi sembra molto una regola che ha dovuto seguire, è un personaggio che, secondo me, la madre, mi sono piaciuti i momenti in cui c'era la madre, perché la madre la vedevo come una vera madre, e vedevo nei suoi modi di fare, nei suoi occhi, per quanto sia un personaggio fittizio, l'esperienza e il vissuto. Cioè, la vedevo come effettivamente una signora. Una signora. E mi è piaciuto molto. Infatti una cosa positiva che do all'autore è che lui realizza i personaggi, sia nei disegni che nella scrittura, li realizza bene. Nel senso, come ho detto prima, molto accademico, ma riesce a farli bene. Sono personaggi ben strutturati, sono coerenti con il loro essere, ma soprattutto mi piace moltissimo come li disegna. Fa delle pose talmente naturali, col suo stile, eccetera. Sì. Ci sono dei momenti in cui veramente mi sono fermato e ho detto, quest'ombra è fatta strabene. Questa espressione, l'espressione le sa fare tutte bene, non ne ha sbagliato una. Mm-mm. Forse no, un po' sulla sorella, appunto. Ma perché quella non ti piace? A livello tecnico, allora, io sono una di quelle che in realtà non ama molto la rappresentazione dell'essere umano. Cioè, sui fumetti a me non fa mai, proprio quasi mai impazzire l'essere umano come è disegnato, però... adoro alla follia i paesaggi, cioè mi ci metto lì e sto. E io invece sto al contrario. No, io proprio al contrario. E questi paesaggi a me sono piaciuti tanto. A me per niente. No, a me sono piaciuti di più personale. Perché ti sono piaciuti i paesaggi? Perché, oltre al fatto che lui appunto ha detto che aveva fatto questa le fotografie e quindi, la reference. Parliamoci chiaro, l'ha ricalcato sulla foto, perché ha lavorato in digitale. Sì, sicuramente la reference stava sotto, però questa non è una fotografia. No, cioè, tu dici è riuscito a personificarlo. È riuscito comunque a creare la sua cefalù. Guarda le espressioni, guardale. Le espressioni sono fatte, anche il movimento, la gestualità. Lo stile può piacere o può non piacere, ma oltre il fatto soggettivo dello stile, è fatto bene. I paesaggi, sì, sono belli, non sto dicendo questo. Personalmente non mi piacciono, a te piacciono? L'idea dei colori, quella mia è... Sì, sono d'accordo. Forse è il motivo che lui mi ha dato per comprarlo. Volevo vedere come aveva reso appunto questa atmosfera sempre sul calar del sole. Mi piace la persona, molto simpatico. Sì, lui è molto simpatico anche. È bravo, no, è bravissimo. Ci ha fatto una dedica, è stato strabravo. Sì, la dedica personalizzata perché Gioacchino ha richiesto... Dica. Sì, ho richiesto una sirenetta al contrario e vi lascio solo a voi immaginare che cosa sia. Ah. E no, comunque è stato eccezionale perché manca fatto il bozzetto, sì. Cioè, ha disegnato ed era già fatto. E questo va. È bello che diceva, ma perché non sembra mai i pesci sono difficili da fare? E l'aveva fatto perfettamente. E questo va di nuovo a sollevare il pensiero che quindi, è strabravo. Quindi, dal punto di vista tecnico, niente da dire. È una spada, è un mostro, è bravissimo. È bravissimo. Giulio, se mi stai ascoltando, continua a scrivere i fumetti perché vengono belli e secondo me c'è una bella mente. Però continuo anche a lavorare con sceneggiatori, perché il momento in cui trovi uno sceneggiatore figo che ti fa proprio la cosa figa con i tuoi disegni, boom. Va bene, io direi di concludere che questo video sarà lunghissimo. Quindi, voi l'avete letto, non l'avete letto, dopo questa bellissima recensione lo leggerete oppure no? Fatemelo sapere, no insulti, ce li siamo già detti nei retroscena. Carbonara! Buona serata a tutti. Ha ha ha.